Buona vigilia, andiamo verso il 2022, lo facciamo Mario parlando con alcuni dei protagonisti del calcio pugliese in questa prima fase di stagione, apertura dedicata all'eccellenza e al Barletta che guida il girone A con 40 punti. 40 su 45 a disposizione, allora il primo live lo dedichiamo proprio ai biancorossi perché abbiamo in collegamento il direttore generale del Barletta, Beppe Iannone, che saluto e ringrazio. Ciao Beppe, ben ritrovato. Ben ritrovati a voi, buonasera a tutti. Allora, cominciamo dal mercato, perché ieri si è conclusa la sessione invernale per quanto riguarda il calciomercato delle società dilettantistiche. Dalle informazioni che abbiamo provato a raccogliere negli ultimi giorni, eravate chissà alla ricerca di un profilo a centrocampo, so di contatti, ad esempio con Logoluso, che poi ha preferito restare in Serie D, firmando con il Casarano. Domanda secca, perché non è arrivato il centrocampista, Beppe? Allora, innanzitutto perché il Barletta ha 7 centrocampisti. Se noi conteggiamo Vicedomini, Cafagna, Milella, Dettoli, Mudu, abbiamo anche sia Polidori che Altares che sono, stiamo utilizzando come difensori centrali, ma nascono centrocampisti. Siamo diciamo in abbondanza di giocatori al centrocampo. Sicuramente una figura che doveva fare se si. Poteva fare uno sforzo, si doveva fare con una figura veramente di eccellenza che avrebbe fatto poi la differenza, che poteva essere il Logoluso di turno. Prendere giocatori che non servivano, anche perché avevamo delle figure già eccellenti in squadra, non aveva senso. Non aveva senso, insomma, andare a non prendere una eccellenza, come l'ha definita Beppe Iannone. Sono i giorni della ripresa, come state lavorando? Allora, la squadra va veramente a mille. Purtroppo non è possibile, in quanto il nostro impianto è chiuso, non è utile, lo possiamo utilizzare solamente per gli allenamenti, riprendere gli allenamenti, ma io vi avrei fatto vedere i giocatori con che vigoria, con che forza si sono preparati in questi giorni agli ordini del professor Nanula. La squadra è veramente carica. Già pronta a non lasciare niente. Beppe, da una situazione di più 3 nei confronti del Corato, Barletta che di fatto ha lasciato soltanto 5 punti sul proprio percorso in campionato, Barletta che lo ricordiamo è anche finalista insieme a Martina della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti. Temete, domanda per te Beppe, più il Corato o più lo sviluppo della faccenda Covid, perché i dati in Puglia, in generale in tutta Italia, non sono confortanti. Potrebbero esserci problemi in vista della ripresa, secondo te? Allora, senti, io onestamente, come si dice, un detto, rispetto per tutti, paura di nessuno. Noi non abbiamo paura di nessuno. Noi andremo avanti, cazzuti come prima, pronti a giocarci tutte le partite all'ultimo sangue. Non abbiamo paura di affrontare nulla. Siamo sicuri di quello che siamo in grado di fare e siamo sicuri di arrivare in fondo a questa stagione. Ripeto, noi abbiamo fatto 13 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Purtroppo l'ultima giornata del 2020, del 2021. Siamo in finale di Coppa Italia e onestamente mi dovete dire quali altri obiettivi potevamo avere, quali altre soddisfazioni potevamo avere. Ripeto, ma non voglio convincere me, voglio farlo capire a tutti quelli che sono i tifosi. Noi non abbiamo bisogno di niente, noi abbiamo una squadra che è stata scelta giocatore per giocatore dalla società, con tanta sapienza, con giocatori che sono il meglio che stanno in eccellenza e noi ci giocheremo tutte le partite fino alla fine per arrivare al risultato finale che è la vittoria del campionato e la finale di Coppa Italia, quella nazionale. Tenuto conto di questo, sicuramente l'emergenza Covid sta aumentando. Noi onestamente facciamo il nostro, noi facciamo tutti quanti i tamponi ogni settimana, controlliamo tutti quanti i ragazzi. Non abbiamo, fortunatamente, non ho avuto nessun problema fino ad ora. Sicuramente
spero solamente non succeda come l'anno scorso. Abbiamo fortunatamente girato il girone d'andata, quindi quantomeno si dovesse fermare, lì siamo, primi siamo. Beppe Iannone, faccio la domanda che probabilmente vorrebbero porre tutti i tifosi del Barletta: il 2022 sarà l'anno del ritorno in Serie D e al Puttilli soprattutto? Allora, nel 2022 sicuramente andremo a Puttilli, ormai siamo in fase di definizione, veramente è stata una telenovela dal 2015 che lo stadio è chiuso. Noi cercheremo quest'anno, diciamo, abbiamo avuto un'opportunità dall'amministrazione di arenarci ed è già stata tanta roba, abbiamo praticamente preso possesso già per quanto riguarda gli arredamenti dello stadio. Lo stadio è una chicca, veramente è un gioiellino, sicuramente quest'anno si aprirà, spero onestamente, vivamente, che sia prima della fine di questo campionato. Insomma, staremo a vedere, a voltare pagine in vista di questo 2022. Grazie intanto e buon anno a Beppe Iannone, direttore generale del Barletta. Ciao Luca, ciao Mario. Grazie ancora a Beppe Iannone.